necessario che tutti contribuiscano a fare le leggi. Le leggi fatte da una sola frazione di cittadini non possono, per natura di cose e di uomini, riflettere che il pensiero, le aspirazioni e i desideri di quella frazione rappresentano non la patria, ma un terzo, un quarto, una classe, una zona della patria. La legge deve esprimere l'aspirazione generale, promuovere l'utile di tutti, rispondere a un battito del cuore della nazione. La nazione intera deve essere dunque direttamente o indirettamente legislatrice. Cedendo a pochi uomini quella missione, voi sostituite l'egoismo di una classe alla patria. Sono parole scritte appena un anno prima dell'Unità d'Italia da un padre della patria, Giuseppe Mazzini. Quello spirito è stato nel tempo tradito dalla democrazia rappresentativa, che ha comportato l'emarginazione dei cittadini dalla vita politica. Siamo relegati ad un ruolo di subordinazione rispetto al potere dominante e l'unica attribuzione che ci è riconosciuta è quella del voto elettorale. I pochi strumenti di democrazia partecipata esistenti sono costantemente ingannati. Le leggi di iniziativa popolare, previste dalla nostra Costituzione, vengono sistematicamente ignorate da Camera e da Senato. Ma anche le decisioni referendarie sono state spesso neutralizzate dal Parlamento attraverso nuove leggi o aggiramenti di tipo politico, come nel caso del finanziamento pubblico ai partiti. Gli strumenti di democrazia diretta superano la delega in bianco agli eletti e riportano i cittadini al centro dei processi di formazione delle leggi. Partecipare al processo di formazione di una legge o proporne una propria significa potersi esprimere sulle regole che ogni giorno sei chiamato a rispettare, senza esserne però mero soggetto passivo. Lo sai che la rete fornisce oggi la possibilità a chiunque voglia di proporre una propria legge e che questa può essere addirittura depositata in Parlamento? Sai che questo avviene già oggi in Italia grazie alla piattaforma Rousseau? Per esercitare appieno questo diritto è però indispensabile sapere come si formula un disegno di legge. Con i corsi specifici della Rousseau Open Academy scopriremo proprio questo. Seguici e potrai ottenere le chiavi inglesi che ti consentiranno di diventare anche tu legislatore ed avere le nozioni, le conoscenze e tutti gli strumenti per essere in grado di redigere al meglio un testo di legge che risponda alle tue aspirazioni e incidere positivamente sulla vita politica della nostra comunità.